Eccoci qua con Riccardo Morbino, uno dei protagonisti dell'Ainis Arena. Tre punti importanti che riaprono comunque la lotta per il passaggio del turno. Ora, secondo te, orientativamente per le partite che rimangono, quanti punti bastano? 6, 4? Quanti ce ne vogliono per passare il turno? Beh, 4 sicuramente per essere al sicuro. 3 punti intanto speriamo di farli tipo la prossima. Intanto sono arrivati questi qua che sinceramente dico li aspettavamo. Dopo un buon gioco, diciamo, siamo riusciti a fare 3 punti. Che cosa è cambiato fisicamente e mentalmente rispetto all'approccio delle prime partite? Beh, le prime partite le abbiamo fatte sempre così, solo che abbiamo sempre trovato grandi squadre, perché come qui in questo torneo comunque le squadre sono veramente forti, forti veramente. Noi abbiamo una squadra tipo di amici, di ragazzi che comunque giocano a calcio, calcetto, e un pochettino a volte ci troviamo contro delle big che possiamo solamente guardare e andare avanti. Per quanto riguarda il tuo gruppo, tu sei uno dei, diciamo, dei protagonisti, almeno fino ad ora sei stato uno di quelli che più è spiccato, però se dovessi fare qualche altro nome, lo so che qualcuno si offende sempre e che conta il gruppo, ma se dovessi fare qualche altro nome, chi indicheresti quantomeno per la partita di oggi? La partita di oggi, come anche come quella dell'altra volta, diciamo, io Salvatore Nizzari, che gioca dietro, che ci dà davvero una grande mano. Poi Zingale, anche lui fa il suo in campo. Naturalmente la forza poi è il collettivo. Sì, il collettivo è importantissimo, perché in questi campi si sa, basta cedere un secondino e se ne prendono 2-3. E avete un obiettivo oppure quello che viene prendete, senza dover pensare a finali, semifinali eccetera? No, obiettivi quest'anno niente, perché ti ripeto, abbiamo una squadra, diciamo, fondata per divertirci e via, non abbiamo tutti questi grandi, diciamo, risultati da andare a raccogliere. Quindi l'importante è partecipare, però facendolo con lo spirito giusto. L'importante è partecipare, ma perdere non vuole perdere nessuno. Certo.